Buon pomeriggio e benvenuti nella partita dimostrativa di The Movies, il gioco da tavolo, che è un mio prototipo. Adesso andiamo a iniziare, così vi faccio vedere un po' anche come si gioca, durante questi turni. Allora, Casting attori. casting di attori. Iniziamo subito a fare il casting. Già abbiamo fatto tutto il setup con le carte azione, le sceneggiature, gli obiettivi di gioco, le nostre schede cinematografiche con i nostri registi. Ho già dato 10 monete per uno e adesso iniziamo con la prima fase che è il casting, per cui 5 attori per uno. Ok, 5 attori a te, 5 attori a me. Vediamo anche che sceneggiature ci sono. Gli obiettivi. E va bene. Interessante. Allora. Ok, no, tengo lei. Con gli attori facciamo un draft fino ad avere quattro attori in mano. L'ultimo va scartato. Bene. Ok. Ok. Mancate le carte in mano. Ok, tengo lui e questa va scartata. Ok, scartiamo l'attore e abbiamo fatto la nostra fase di casting, per cui abbiamo i nostri attori pronti per girare i film. Adesso semplicemente con i nostri aiuto registi, partiamo sempre con tre aiuto registi, andremo ad ottenere delle azioni che ci permettono di aumentare la qualità dei film o anche azioni per ottenere denaro o intralciare il nostro avversario, oppure ci andiamo a prendere le sceneggiature che ci servono per girare il film nella terza fase. Per cui in questo caso io, vedendo com'è la situazione, punterei su una sceneggiatura. Ok, V per verdetto. E tanto mi prendo una sceneggiatura, poi vediamo com'è la Io situazione. vado su prestito. Ok. L'azione prestito fa guadagnare 2 dollari all'avversario, 2 monete. Allora io mi prendo anche. Che mi prendo? Un'altra sceneggiatura? Sì, io vi faccio anche un'altra sceneggiatura. Ok, vediamo se riesco a girare più film. Bene. I pirati del Pacifico. Ok, lei si è presa. Io ho preso due sceneggiature drammatiche. Lei ha preso una sceneggiatura film action. E a questo punto anch'io vediamo se posso fare qualche azione che mi permetta di aumentare un po' qualche caratteristica e direi che allora facciamo i conti. Ok, io vado al teatro di posa. Il teatro di posa mi permette di aumentare la qualità di uno degli attori durante le riprese del film. Vai. Pubblicità. Pubblicità. Perfetto. La pubblicità permette di aumentare la fama del proprio regista. Ok. Ok, perfetto. A questo punto abbiamo finito la seconda fase, che è la fase di piazzamento dei nostri assistenti alla regia, aiuto registi, e la risolviamo. Per cui io qui pago 3 e prendo il teatro di posa, per cui lo piazzo sulla mia tabella del teatro di posa e poi mi prendo le due sceneggiature. Vediamo se riesco a girare in questo turno. Io mi prendo due Ok. denari.
Ok, due monete. Yes. E mi prendo due punti. Due fama? Fama. Uno e due. Perfetto, due punti fama e la tua sceneggiatura, i Pirati del Pacifico. Le altre sceneggiature vanno scartate. Tieni. E poi andranno rifillate nel secondo, nella seconda stagione. Ok. Allora, sono io il primo giocatore di turno, per cui deciderò a questo punto, nella fase di girare i film, di girare il primo film. Come primo film io girerò V per Verdetto, che mi obbliga ad avere almeno un attore protagonista. E io l'attore protagonista, nella, essenzialmente con l'abilità film-dramma, ce l'ho. E c'ho Michelle Pryder, per cui gioco Michelle Pryder, che ha un più 4 in dramma. E costa 3. Ecco qua le mie 3 monete che se ne vanno. A questo punto posso aggiungere attori aggiuntivi. Gli attori aggiuntivi costano la metà per eccesso del loro valore. Io aggiungerò a questo punto. Ai ai ai, va bene. Aggiungerò Sigourney, anzi questa no. Aggiungerò Leonard Capri, che mi costa 1. E basta, perché gli altri me li voglio giocare diversamente. Perfetto. Per cui questo film a me fa ottenere 4 stelle di Michelle Pryor, perché è specializzata in dramma, altre 3 stelle dalle, perché è un attore non protagonista, perché sono 4, 5 stelle, ma c'è anche la love story, per cui due attori di diverso sesso creano una love story. Non c'è colore corrispondente, per cui non hanno affinità, anche se io pensavo che era affinità, vabbè. Per cui questo film mi fa guadagnare esattamente 5 stelle. 5 stelle essenzialmente sono, i punti vengono calcolati in base alla quantitativa di stelle diviso 2 per eccesso più 1, per cui sarebbero 5 stelle, sono 3 punti, 4 punti, e io realizzo i miei primi 4 punti prestigio con questo film. A questo punto posso decidere di licenziare questi attori, che licenzio, ormai hanno girato, quindi scarto. La sceneggiatura, questa l'ho girata, e la metto qua, sotto al regista, nella prima stagione, e mi fa guadagnare subito un punto fama. A questo punto tocca a lei girare i film, se lo desidera. Allora, I Pirati del Pacifico prevede 3 attori protagonisti. 3 attori protagonisti, è perfetto. È un action, quindi io metto in campo Scarlett Johansson, che ti dà 2 stelle. 2 stelle, okay. Metto in campo Jennifer Colby, che ti dà altre 2 stelle. Ah no, perché è un dramma, per cui una stella. Una stella, okay. E metto in campo John Hurt. John Hurt, che ti dà un'altra stella. Quindi sono 2, più 3, una 3, più una 4. Più una 4. 4 stelle, però c'è l'affinità, perché le attrici hanno lo stesso identico colore, perché sono 5 stelle anche, allora, per te. Allora, però io pago 2, 4 e una 5. 5. Paghi 5, ottieni 5 stelle. 5 stelle per un film action. Per cui 5 stelle, per cui anche te sono 4 punti, giusto? Sì. Esattamente, andiamo 4 pari. Io ero 5 stelle, invece dramma. 5. Mi fa ottenere un punto. Allora, noi segniamo sempre le stelle dei film sulle varie categorie, perché a fine partita c'è la premiazione del miglior regista e del miglior film. Il miglior regista è praticamente quello che ha fatto la somma delle stelle di tutti i film, chi ce l'ha più alta vince il premio miglior regista, che sono dei punti prestigio da segnare al tabellone. Mentre il regista di noi che ottiene il film col maggior numero di stelle in assoluto è il miglior film, praticamente, per cui ottiene un premio come miglior film. A questo punto sta a me di nuovo se voglio girare un film, e girerò I Giochi dell'Odio. Questa prendetela, segnate il punto fama. I Giochi dell'Odio, mi occorre un attore protagonista, e ci gioco Sean Dern, che mi dà 2 stelle in dramma. Lo pago 2. Oh yeah. Non uso attori aggiuntivi, anche perché non me lo posso permettere. Per cui questo film è un filmettino leggero, però a me comunque mi fa monetizzare. E il turno dopo, in base al numero di film che ho ottenuto, guadagno anche soldi dal mio produttore, per cui comunque conviene. Per cui faccio 2 stelle, non ottengo nessun altro. Ah, c'ho il teatro di posa che non l'avevo utilizzato prima, per cui 2 stelle,
utilizzo il teatro di posa e io lo aumento di 2 stelle, per cui Chardin diventa un 4 stelle. 4 stelle per questo film mi dà 3 punti. 1, 2, 3 punti. E un altro punto fama. Per cui Chardin lo scartiamo perché ha girato il suo film. I giochi dell'odio lo mettiamo qui. Ci ho rimasto in mano un'attrice. Posso decidere di scartarla, ma se la scarto e non la faccio girare perdo punti fama, anche se guadagnerei una moneta. Però decido di tenerla e di piazzarla esattamente in questo. Queste sono diciamo delle casette vuote dove io posso di stagione in stagione inserire degli attori che mi hanno chiamati gli attori favoriti, che praticamente mi rimangono direttamente a me, posso utilizzarli durante le stagioni seguenti. Per cui io utilizzo questa, e non, però non prendo il bonus segnato sulla casella, per cui io mi prendo Sigourney Beavers, che è un'attrice che ha Sci-Fi 5, per cui se dovessi girare un film di fantascienza è ottimo perché ha un valore molto alto. State? Christopher Kent. E lei si tiene Christopher Kent, perfetto. A questo punto abbiamo finito il turno. Che succede? Andiamo a rifillare tutto quanto. Lei diventa la prima giocatrice di turno. Sblocchiamo il quarto assistente alla regia. Io non prendo il bonus. Mettiamo sei nuove sceneggiature. Ok, perfetto. E poi guadagniamo di base il nostro produttore ci dà 10 monete più una moneta per ogni film che abbiamo girato nel turno precedente. Per cui io prenderei 3, 6, 9, 10 più 2 perché ho girato 2 film. Avrei potuto prendere anche 4 di questa se non avessi messo l'attore, però ho preferito tenere un attore forte in Sci-Fi che non si sa mai, visto che poi è anche venuta una sceneggiatura Sci-Fi. Tu prendi 3, 6, 9, 10, hai girato un solo film, per cui 11. Benissimo, a questo punto è il tuo turno. Per cui iniziamo di nuovo con la fase di casting. Le stagioni sono 4, alla fine delle 4 stagioni si fa la premiazione miglior film, miglior regista e poi vediamo chi vince. Ok, a questo punto direi che mi tengo lui. Per forza. Vediamo se riusciamo a... Ok, bene, non troppo bene, però poteva andare peggio, mi tengo lui. Sì, mi tengo lui. Vabbè. Tengo lui e questo lo scarto. Ok, a posto. Va bene, la nostra fase di casting è finita, per cui adesso semplicemente dobbiamo iniziare a fare il nostro piazzamento dei nostri assistenti alla regia. Il controspione, che è una sceneggiatura commedia. Io invece vado sulla sesta dimensione, che è una sceneggiatura di fantascienza. L'oscura notte del giudizio. Vizio finale, che è una sceneggiatura horror. Mazzate, sei andata a girare le sceneggiature? Brava. Allora, io invece, quasi quasi, vado su pubblicità, per cui cerco di aumentare la fama del mio regista. Addirittura tre sceneggiature. Grosso guai a Downtown. Ok, perfetto. A questo punto io invece utilizzo il gossip. Cioè, il gossip spendo soldi e perdo punti fama per fare un dispetto al mio avversario. Per cui posso o fargli scartare un attore dalla mano, o fargli perdere 3 monete, o annullare l'abilità del suo personaggio in questo turno. Ok?
Chiaro che se te la metti lì, ti annullo l'abilità del tuo personaggio, tu quella non vale. Però lo usi. Certo. Certo. Prego, decidi tu se usarla subito o se usarla dopo. È chiaro. No, vabbè. Ah, perché tu se vorresti fare la stessa cosa, no, utilizzo subito. Chiaro. La utilizzi subito? Certo. Ok, quindi posso, devo spostarla. No, no, vai, tienila pure lì. No, 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 faccio qualcos'altro, cerco di fare una cosa un pochino più cattiva. Allora, l'abilità del suo personaggio è quella di mettere il proprio assistente alla regia su una carta action che è già stata occupata da uno dei miei, perché in realtà in due giocatori un solo assistente alla regia può occupare una carta azione. Il suo praticamente, diciamo, può fare questa cosa. Ma tra l'altro io ce l'ho, questi erano altri giochi dell'Orio, quanti erano? 4 stelle, vero? Dopo me lo riscordavo, 4 stelle d'anno. Ok. Va bene, a questo punto io sono rimasto il mio ultimo assistente alla regia. Mazza, tu vuoi girare 2000 film? E ti capisco anche questa cosa. Ai 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 ai. Va bene, brutta situazione. Va bene, io pago. Giusto? Gli effetti speciali, ok, io vado sugli effetti speciali. Per cui cerco di aumentare le stelle del mio film utilizzando gli effetti speciali. Ok, allora andiamo a risolvere questa. Pago 2. Ok. E ti faccio scartare un attore. Ok, però devi perdere 2 punti fama. Che pensavi di fare così. Ok, io scarto Jack Wills. Bene. Sta ancora a te. Ah, e prendi. E ti prendi le sceneggiature. Ok. Benissimo, allora io qui pubblicità guadagno 2 di fama. Ottimo. Gli effetti speciali, per cui mettiamola qua, pago 4, però guadagno 2 stelle su tutti i film che giro che hanno gli effetti speciali in questa stagione. Dopodiché pago 2. Perdo 2 di fama. Perché ho fatto la carognata e posso decidere a questo punto se fargli scartare un attore o 3 monete. Certo, le monete ce n'hai abbastanza. E mi fai vedere le sceneggiature che le devo vedere un attimo. Sì, ma queste le devi vedere. 2, 3, 4. No, tanto le sceneggiature stanno scoperte, vanno scoperte. Per cui sono 4 attori. Tu 4 attori e ce n'hai 4, Mario. Per cui anche se te ne facessi scarta uno. Hai comunque la possibilità, però sì, te faccio scartare l'attore. Che scelgo io. È chiaro. E poi mi prendo la mia sceneggiatura. E queste vanno scartate. Ok. Ok, perfetto. Benissimo, a questo punto abbiamo finito la nostra fase d'azione e andiamo con la fase The Movies, per cui giriamo i film. State, allora, gira il tuo primo film. Allora, il primo film. Ah, scusa, abbi pazienza. Giustamente, perché tu che cosa hai fatto? Come mi hai fatto scartare l'attore, vero? Sì. Ok. Allora me lo riprendo in mano. Perché io ho il regista, c'ho Steven Berg che mi annulla l'effetto del gossip. Ti ricordi? L'avevo scelto fin dall'inizio. Vabbè. Allora, io ho 2 attori protagonisti. Ok. E quindi per un action, quindi faccio. Tanto probabilmente l'avrei scartato lo stesso. Faccio Vai. Lavorare lei. Ok, Meryl Streep. E lui. Ok, e Christopher Kent, perfetto. Ok. Paghi 3 e 3,6. 3,6. Ah.
Mica poco. E c'hai 5, 6, 7 stelle. No, action. Ah, action, allora niente, allora ce n'hai 3, cioè 3 stelle. Più la love story 4. Più la love story 4 stelle. 4 stelle sono 3 punti. 1, 2 e 3. Ok, okay. 3 stelle e action. Ok. No, 4 love story. Ah, 4 stelle action, sì. Scusa. Ok. Okay. È un punto questo fama. È un punto fama. Questo no. Quello gira lo che lei vuole che l'hai utilizzato per questo. E lei se ne va. E lei se ne va. Ok. E la sceneggiatura te la metti lì. Ok. Stame. Allora, io cerco di girare il mio film di fantascienza alla sesta dimensione. Mi servono almeno 3 attori protagonisti. Come tra attori protagonisti io uso Sigourney Beavers, che l'avevo tenuta precedentemente. Poi ci metto Arnold Schwarz. E vado a mettere anche Martin Dallau. Per cui questo film, anzi prima paghiamo 3, 4, 5, 5, 3, 8, 3, 3, 6, 1, 7. Attenzione perché non lo posso girare. A questo punto devo cambiare per forza attore. E ci devo mettere un attore più economico. Vabbè, è peccato perché questo era gioco Ron Blackman. Ron Blackman mi dà solo una stella, però mi costa 1, per cui 3, 3, 6, no 3. 2, 5, 1, 6, 3, 3, 6, ecco qua. Per cui 6 l'ho pagato e questo film a me mi dà 5, 6, 7, 8 stelle, 9 stelle perché c'è una love story, più gli effetti speciali, sono 11 stelle. È un buon film, 11 stelle, sci-fi. 11 stelle sarebbero 6, 7 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti prestigio. A questo punto mi riprendo Sigourney Beavers, che ha recitato, scarto gli altri due, mi riprendo la mia sceneggiatura e avendo girato un film da 11 stelle, per cui superando la soglia delle 10 stelle, guadagno 2 punti fama invece che 1. Ok, e mostra te. Allora, commedia. Il controspione. Ho un attore protagonista. Sì. 4 stelle. 4 stelle comedy, sì. E null'altro. Ok. Per cui sono 4 stelle. 4 stelle comedy e sono 3 punti. È un punto fama. Ok. Lui lo mando. Lo tiene o lo va? Lo mando. Lo mando via. Ok. E questo l'ho girato. Ok. A te. Allora, sta a me. Io non posso girare altri film perché non ho comprato altre sceneggiature, per cui a questo punto io ho due attori ancora in mano. Con questi attori io posso decidere di tenerne ancora uno, però non li tengo, per cui scarto entrambe, perdo un punto fama, però guadagno 2 monete. Ok. Io ho l'ultima sceneggiatura, l'oscura notte del giudizio finale, un attore protagonista, lo pago 1 e prendo 1. Ok, proprio liscio liscio. Okay. Per cui una stella sarebbero 2 punti. Questo. Giusto? 1 e 2. Ok, 2 punticini. Vabbè, però hai girato parecchi film. Anche perché conviene anche a girare parecchi film, anche se sono... La strategia buona è questa, che uno può girare un bel film grande o più film piccoletti, perché comunque alla fine sono sempre punti, però alla fine nel calcolo generale, nel calcolo finale, vengono calcolati anche la somma dei film girati e tutti i film girati, per cui se uno ha girato più film, chiaramente a fine partita avrà più punti prestigio. Ok, a questo punto abbiamo finito la seconda stagione, sì. Right? Sì. Per cui rigiriamo i nostri attori. Prendiamo 3. Abbiamo sempre i nostri 4 assistenti alla regia, mettiamo le 6 nuove sceneggiature, 3, 5 e 6, perfetto, per cui io sono il nuovo primo di turno e va bene, io prendo a sto punto 3, 6, 9, 10 di base più 1,
perché ho girato solo un film, più tre di questa stagione che è di base, lo prenderei comunque, uno, due e tre, però siccome non ho messo un attore in questo slot per questa stagione, guadagno 3 punti prestigio. Mentre tu, Claudia, 10, prendi 3 più 3, 13, 6, più 3, 16, 9, 10, più 3 della scheda, 13, più altri 3 film. Mazza, sta diventando miardaria. Ok, a questo punto però è il mio turno. Iniziamo di nuovo con la penultima fase di casting. Vai, mo. Tieni. E io ci prendo 3 punti per sé. Anche tu per 3 punti per sé. 1, 2, 3. Ok, dimmelo. L'ho visto. Ok, a questo punto anche devo decidere come muovermi ora, perché ci sono anche gli obiettivi da fare, ovviamente. Perfetto, io a questo punto mi tengo lei. Direi che mi tengo lui. Perfetto. Bastardina che non sei altro. Ok, mi tengo lui. E mi tengo lui. E scartiamo Tom Cruise. Tom Cruise, anzi. Visto che non possiamo usare i nomi veri. Allora, tutti gli attori chiaramente hanno le foto, caricatura degli attori. Non so se si vede, però il nome ovviamente è cambiato. Allora, turno mio. Nella fase d'azione posso decidere adesso che cosa fare, per cui controllando anche i miei obiettivi personali, io direi che mi vado a prendere L'alba dei risorti, che è una sceneggiatura horror. Preda. Predatori alieni. Ok, tu ti vai a prendere una sceneggiatura di fantascienza, molto bene. Io aumento la fama, tu ti prendi gli effetti speciali, io a questo punto, ma ce l'ho i soldi, però ce l'ho meno di te. Io invece spendo due, no spendo, vado a prendere $2 in più, ok? Tu fai il casting e a questo punto io mi prendo Sole Nero, che è un'altra sceneggiatura di fantascienza. Ok, allora che succede in questo caso? Praticamente lei ha messo un suo assistente alla regia su una carta che io avevo, su una sceneggiatura che io avevo deciso di prendere. In questo caso la prende e la porta a casa, come si dice, chi ha la fama più alta. Lei ha fama 9, io ho fama 8, per cui tecnicamente lei si prende questa sceneggiatura. Per cui io sono costretto a togliere il mio puzzillo, o il mio assistente alla regia, ma posso, come ricompensa, tra virgolette, prendo 2 monete, esco una sceneggiatura a caso, per cui quella che mi viene mi tocca, e mi ha toccato bene, perché ho peccato la sceneggiatura horror, solo che tocca vedere se riesco a girarla. Ok, perfetto, mo sta di nuovo a me, no? Per cui risolviamo la nostra fase azione, per cui io qui prendo 2 di fama e vado a 10, prendo altre 2 monete, interessante, e mi prendo l'altra sceneggiatura di fantascienza, ovvero Sole Nero. Allora, io pago... Quanto è di 4? Effetti speciali 4. 4. Ho capito. Effetti speciali
E qua pago pago due per le comparse. Comparse. Le comparse praticamente fanno guadagnare una stella a tutti i film in quel in quella stagione. E lei prendo le mie due. E lei ha giocato bene perché ha preso due film, tutti e due con gli effetti speciali. Per cui lei si ritroverà su ogni film due stelle in più per via degli effetti speciali che ha acquistato. Brava, bella giocata. Vediamo se andrà a buon frutto. Ok, la nostra fasciazione è terminata. A questo punto andiamo a girare i film. Io come primo film, a questo punto tagliamo la testa al toro, mi giro un film horror, ovvero Morte dal profondo della notte. Mi servono tre attori protagonisti. Per cui, come attore protagonista, io metterò Eva Reid, che mi dà 5 stelle. Brutta sta situazione. Però, William Robbins, che mi dà 2 stelle, e Vincent Fuel, che mi dà 1 stella. Per cui, pago 3. 6, 7, 3, 6 e una 7. E per questo film horror io ottengo esattamente 5, 6, 7, 8 stelle. Non ho comparse, non ho utilizzato comparse, non ho utilizzato effetti speciali. Per cui semplicemente ottengo 5, 6, 7, 1, 8 stelle. Quante hai dato, scusa? 3, 6 e una 7. Okay. 8 stelle, per cui scarto tanto queste 8 stelle, sarebbero 4, 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5, e scriviamo 8 stelle horror. 8 stelle, 5, 6, 7 stelle. Questo ne da 2, non c'è scritto, questo ne da 2. Sono 8 stelle. E, ok, per cui questi io li scarto, no, tengo Eva Reid per il prossimo ultimo round, perché comunque c'ho un più 5 horror, fa comodo, e mi prendo la mia sceneggiatura e guadagno un punto fama. Allora, a questo punto state... Sci-fi. Ok. Predatori alieni. Ok. Allora, lei, due attori protagonisti. Sì. Lei... che e lei. Liv Taylor, anzi Liv Tyler e Cameron Blond. E Cameron Blond. Allora, lei la pago 3. Ok. E lei la pago 2. Per cui 5. 5 monete, queste due attrici. Ok. Ok. Da, per il resto. Ok. Occhio. Allora, lei mi dà 4 stelle. Lei te ne dà una, sono 5 stelle. Però c'è la finita, per cui sono 6 stelle. Gli effetti speciali sono 8 stelle. Stelle e le comparse sono 9 stelle. 9 stelle, perfetto. Questo film tira 9 stelle, per cui 9 stelle sarebbero 5, 6 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. Aspetta un attimo, me lo segno. Questa era 9 ed è un sci-fi 9. Ok, io girando questo prendi un altro punto fama. Prendo un punto fama e ho fatto questo. E realizzi il primo obiettivo, che è girare un film horror, un film sci-fi e un film action. Quindi, perfetto. Action è qua. Per cui, avendo realizzato questo obiettivo, ti prendi immediatamente 3 punti prestigio. 1, 2, 3. Perfetto. Loro... le scarti o tieni qualcosa? Loro le... mi tengo lei. Ok. Lei la scarti. Tocca a te. E quanti film hai girato? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ancora, ok, perfetto. Perché c'è anche l'obiettivo quello realizzare 6 film. Io ce l'ho il sesto film. Io no, però, io ancora l'ho girati, ne la faccio. Se ce la faccio, ce la faccio dopo. Ma tutti i filmetti? Lo so. Perché volevo andare là, perché questo era quello più di tutti. Questo era 5, questo era 3, questo era 3. Lo so. Io ho iniziato con i film. Ma io dopo ne prendo, se arrivo secondo, però ne prendo 3, chiaramente ne prendo meno i punti per l'obiettivo. Allora, Sole Nero, un attore protagonista, e ovviamente utilizzeremo Sigourney Beavers, che mi costa 3, 1, 2 e 3. Però posso mettere anche un attore aggiuntivo e utilizzo Morgan Freeman, che mi costa 2.
Per cui questo film a me semplicemente mi darà 6 stelle. Punto. Per cui 6 stelle sono 4 punti. 1, 2, 3 e 4. E andiamo a 6 stelle horror. Ok. Sigourney Beavers l'ho utilizzata, ho utilizzato anche Varetta. Morgan Foreman lo scartiamo. Questa sceneggiatura la mettiamo fra i girati e mi fa guadagnare un altro punto fama. Ok, a questo punto l'alba dei risorti. L'alba dei risorti. Due attori protagonisti. Lei che pago 3. Chris Stewart che paghi 3. E lui che pago anch'esso 3. Che è Alan Richards che paghi 3. E ci sono 4 più 2. 6. Sono 6 stelle. La love story 7. 7 stelle. E più gli effetti speciali 9 stelle. Per cui, buono. 9 stelle sono 6 punti. Giusto? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Quindi questo l'ho girato. Ok. E guadagni un altro punto fama. Guadagno un punto fama e sblocco anche questo. E sblocchi, sblocchi anche l'altro obiettivo che gira almeno 6 film. Sì. E sono altri 5, giusto? 5 punti prestigio. 1, 2, 3, 4, 5. Ormai. E questi li. Ormai sei partita per la tangente. Che te li chiappa. Non è detto. Ok, abbiamo finito la terz'ultima, cioè la penultima stagione, andiamo con l'ultima stagione. L'ultima stagione lei torna ad essere la prima di turno, mettiamo le 6 nuove sceneggiature. Sblocco questo. Ok, ti devo fare i numeri. Devo fare dei numeri assurdi per poter recuperare. Sblocchiamo queste, sblocchiamo anche l'ultimo assistente alla regia. Allora, io mi prendo 3, 6, 9, 10, più ho girato due film, 12. Tutto qui. Io vuole. Anche tu 12? 3, 6, 9, 10, 11 e 12. Ok. Ma a questo punto è lei a iniziare, per cui facciamo l'ultimo casting. Vai. Ok, prego, cara. Ultimo casting. E vabbè. Per forza. Vai. Ok, indovina chi avrai preso. Il tuo attore favorito. Il tuo attore favorito a prescindere. A prescindere. Sono completamente daltonico. E no, ma devi farli azzurro, tu devi comprare azzurro. Lo so, vabbè, ma tanto sulle carte originali, quelle che devo stampare, sono, si vedono molto meglio. Per cui non c'è problema. Ok, prendo lei e lui. No, abbiamo scartato Harrison Jones. Che tragedia. It's my turn. It's your turn. Ok, e io metto il mio primo Meeple. Su più due fama. Ok, benissimo. Basta dire. Mi sa che vada solo a capo da quello. Bisogna vedere se ci arrivo prima io. Sarà dura. Non è detto. Allora, io mi prendo la sceneggiatura Il codice del guerriero. Io vado con lui. Ok, io mi vado a prendere una sceneggiatura horror, un posto orribilmente silenzioso. Ok, adesso prende le comparse. Che bestia.
Allora, che possiamo fare? Io prendo il teatro di posa. Ok. Un po' di soldini ce l'ho, ma... E a questo punto, quasi quasi, visto che ho questa possibilità, io utilizzo l'ufficio delle sceneggiature, visto che mi servirebbe una sceneggiatura particolare, che non c'è in gioco, per cui con questa posso vedere di andare a pescarla, se sono fortunato, e se no mi prendo quella che più ritengo opportuna. Ok, lei praticamente sta cercando di portarmi via quella sceneggiatura. Tu quanti omini ci hai rimasto? Finiti? Per cui io piazzando questo potrei reclamarla 2 a 1, perché massimo ce ne possono stare 3, oppure lasciargliela e io a quel punto ne andrei comunque a pescare un'altra. Però sinceramente quella sceneggiatura horror serve. Quindi io lui lo tolgo, E tu te ne peschi, prendo prendi due monete. e me ne pesco una a E ne caso. peschi una a caso. Tieni. Ok. Ah, tutte le sceneggiature che non vengono girate entro la fine della partita danno 2 punti prestigio in meno alla fine. Per cui, vabbè. Perfetto. A questo punto state, risolvi le tue azioni. Allora, E qui pago 2 e vado sulle ti prendi le comparse. comparse. E vai. E Ok. qui mi prendo Aggiungi solo due di due fama. di fama. Se poi sei arrivata, eh? E poi prendo questa. Che prendi questa? Ah, ti fai i film commedia. Bene. Ok, allora io invece pago 3 e utilizzo il teatro di posa. Poi pago 2 e mi vado a prendere 3 sceneggiature, di queste 3 ne posso scegliere una. Perfetto, eccola qua. Qui ho trovato la sceneggiatura che cercavo, più o meno. E a questo punto mi prendo il codice del guerriero, sto sperando di riuscire a girarle tutte, e mi prendo anche un posto orribilmente silenzioso, che sono le sceneggiature che avevo scelto. Gli assistenti alla regia li portiamo a casa, le sceneggiature vengono scartate ed è l'ultima fase per girafilm, giusto? Sì, Inizi tu col avrei tuo primo iniziato film. con il mio primo film. Allora, il mio primo film è Pretty Girl, Pretty Girl, 3 attori protagonisti. tre attori protagonisti per comedy. Ok. Allora, Sandra Pollock, Sì. che pago 2, Sì. Uno. Patrick Swayze, che pago 1 e stiamo a 3. E il terzo attore protagonista Quanto ci dai questi attori in mano? sarà lui, che pago 3. Che è Christopher Kent, che paghi tre. Ok, pagati. Ok. Allora, questo film mi dà 3 più 1, 4 più 2, 6. 6 stelle. 6 stelle. Poi c'è le comparse, Sono 7 7. stelle. E E la finita l'affinità fra loro 8 due, 8 stelle stelle. su 8 stelle sono 10. 5 punti. Ok. Ok, E lui guadagni ritorna un punto fama. un punto fama e Allora, sblocco con un punto fama sblocchi anche l'ultimo obiettivo e ti prendi altri 3 punti prestigio. E ormai chi te li chiappa? 3. Loro due vanno e questo l'ho girato. Che parola possibile che io devo sempre perdermi il gioco? È allucinante sta cosa, vabbè. C'è qualcosa che non torna. Allora, io mi gioco il codice del guerriero. Ok, mi servono esattamente 3 attori protagonisti. Utilizziamo Keaton Sleeves, Brad Rain,
E ci andiamo a mettere anche Emily Blunt. Ok, fanno due conti, benissimo. Per cui io pago 3, 5, 7, 3, 6 e una 7. Sta a vedere che poi non posso dire agli altri. Sta a vedere 7 e riesco ad ottenere 4, 5, 6, 7 stelle. 7 stelle. Più 2, perché aumento di 2 col teatro di Poe sono i miei attori, 7, 2, 9 stelle questo film, per cui 9 stelle, 9 stelle, anzi, 9 stelle, c'è attori aggiuntivi, metto un attore aggiuntivo che pago 1 e sono 10 stelle, per cui 10 stelle sono 6 punti. E due Vediamo. punti prestigio, cioè due punti fama. Ok, Scriviti 10 stelle. 10 stelle action. Ok, cui questi adesso li scarto tutti, che non mi servono fondamentalmente più. Questa la mettiamo qua e state girando un nuovo film. Bloccato questo? No, non l'hai fatti. Quindi non l'hai fatto 15 Non ci sono punti. ancora arrivato, me ne Ah, manca uno. ok. Però ho sbloccato 1, 2, 3, 4, 5, i 6 film. Per cui avendo sbloccato i 6 film, mi prendo 3 punti prestigio. Ah, buono, ho sbloccato anche questo perché horror, sci-fi, action, action, horror e sci-fi. Per cui ho girato anche 3 film così e sblocco anche questo obiettivo e prendo altri 2 punti. Certo. È preso un po' via, ma insomma, Allora, meno sceneggiatura action, Il gladiatore della strada, male. Ok, due due attori attori protagonisti, protagonisti. Angelina Pitt, Angela Angela Pitt Pitt. e Liv Tyler. Liv Taylor, Okay. ok. Allora, pago 2 più 3, 5. Sì. L'avrei finito gli attori. Sì, ce l'ho messo. E questo film mi dà 3, 4, 3 più 4 una stelle, 4 e 4 basta? stelle, cioè comparse, no, per No, cui sono 4 stelle, 4 4 in stelle, 4 action. stelle, sono 3 punti. Ok, è un punto fama. Allora, questo l'ho girato. Lei ritorna qui e lei si va. Ok, giro un altro film io e a questo punto giro Un posto orribilmente silenzioso, che è un film, una sceneggiatura horror. Per cui utilizzo Eva Reid, secca, semplice, così com'è, che pago 3 e mi dà 5 stelle. Per cui 5 stelle, non c'ho comparse o attori aggiuntivi, non li utilizzo. 5 stelle, per cui sono esattamente 3-4 punti e un punto fama. Per Ha sbloccato cui io. raggiungendo, lei l'ha utilizzata. Per cui prendo un punto fama di questo che ho sbloccato e siccome sono arrivato a 15 sblocco anche regista famoso ed è no, sono era 3-2-1 per cui sono 2 due punti prestigio. Ok, la mia ultima forest. Gli obiettivi li abbiamo fatti tutti, Sì. per cui questi li possiamo anche te li prendete i tuoi calzini rossi. Forest Siamo Run. riusciti a fare. La prima volta che capita che fanno tutti gli obiettivi. Forest Run. Forrest Run, Un ok, attore un attore protagonista. protagonista, Comedy. comedy, 5 con stelle, lo paghi 3. Richard Gray, paghi 5 3, stelle. te prendi 5 stelle, Comparse non c'è, quindi niente. ok, 5 stelle, per cui sono Comedy. esattamente 3 più 4 4 punti. minuti. Ok, sono arrivato a 50. Ok, questo te riprendi, prendi anche il punto fama. Ok, e io posso girare anche l'ultimo film, che è Attacco dall'universo parallelo, e utilizzo Sigourney Beavers. Pago 3, che è il suo costo, ovviamente, e anche questa a me mi dà 5 stelle. Semplici, semplici, per cui non c'ho altri bonus da poter utilizzare, per cui 5 stelle e sono
anche queste per me sono 3-4 punti, giusto? Sì. Ok, per cui a questo punto abbiamo girato lei, che prende un altro punto fama e arrivo da 16, e a questo punto questo era un sci-fi. Oddio, mi sa che ne ho segnato gli ultimi due. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6. Allora, tanto era 5, 5, perfetto. Per cui 5 stelle sci-fi e 5 stelle horror. Ok, a questo punto andiamo a sommare e andiamo a fare il calcolo totale per vedere chi ha vinto. Ovvero, vediamo il regolamento. Togliamo il foglietto per segnare i punti. Per cui Angelo e Claudia. Allora, punti prestigio. Io ho esattamente 25 e 22, 47, giusto? 47 punti prestigio. Tu invece ce n'hai 50. Ok. Gli obiettivi. Gli obiettivi. Ah no, questo è quello vecchio, per cui... Ah, no. Quello non è quello aggiornato. Dove era quello? Quello aggiornato. Eccolo qua, per cui abbiamo detto 47, 50. Angelo e Claudia 50. Poi i registi, tu hai bonus del regista? No. Non ti dà bonus in punti prestigio? No. Ok, non hai bonus, a me invece Steinberg mi dà 2 punti prestigio. Ok, i film girati, quanti film ci hai girati tu? 9 film, per cui sono 9 punti prestigio. Io ne ho girati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alla fine sono riuscito a recuperare qualcosa. La fama, allora io ho, tu c'hai quanto c'hai di fama? 17. E io 16. Dovremmo essere uguali. Per cui da 16 a 18 sono 6 punti prestigio per uno. Ok. I soldi, io non c'ho niente. 3, 6, 9. 3, 6, 9, per cui io ho 0 e tu c'hai 3 punti prestigio. Stavo ricoperto anche stavolta. gli awards, ok, adesso andiamo a vedere gli awards, che sono esattamente il film più lungo come miglior film e la somma delle stelle come miglior regista, per cui vabbè, più io ce l'ho dei 9, tu ce l'hai dei 11. Ok, io ho un film di sci-fi da 11 stelle e lei il suo massimo è da 9, per cui io vinco con il mio film di fantascienza il premio come miglior film, per cui ottengo 3 punti awards. Vediamo la somma invece di tutti i film girati. ...54, per cui con 54 stelle ricontrolla pure, fai la somma, tanto so che non te fidi. La matematica so bravo, ecco il conto a mano. Perché hai fatto tanti filmetti di piccoli, capito? 54, perché io prendo anche, vinco anche il premio come miglior regista, sono altri 3 punti. Andiamo a fare la somma e vediamo chi ha vinto. E stiamo lì, 47, 57, 57, come 57? 47, 57, 57, 6, 63, 66, 69. L'anno di nascita. 50, 59, 65, 68, 68, 69, 68. Secondo me no, secondo me. Ciao! E vinco di un punto. Non è giusto, però è giustissimo. Grazie per essere stati con noi. Questa è The Movies, spero che vi sia piaciuto. E se volete provarlo online, in qualsiasi momento, basta che mi mandate un messaggio e lo potete provare su Tabletopia. Grazie e un abbraccio a tutti.